come se adesso ci dicessimo tra noi, ecco, stiamo facendo un documentario. Sì, ma non è questo lo scopo, fare un documentario, è conoscerci. Vedete, sono uno di voi e come voi cerco di pensarci, ma in realtà torno sempre lì, all'ansia per quelle ultime ore. Il documentario racconta il Cardinale Martini, però racconta anche l'Italia di ieri e di oggi. La figura del Cardinale Martini non è, come dire, significativa per gli argomenti che tratta, ma è significativa per gli argomenti che indaga. Quindi noi dobbiamo sempre tenere presente che lo scopo della nostra esistenza è quello di creare serenità, come vorrei trovare un aggettivo che li riassume tutti, ecco, è la dignità. La dignità non è soltanto un fatto così di una certa seriosità, la dignità riguarda anche e forse soprattutto quando quello che tu stai osservando, indagandolo, è necessario. Io ho fatto la prima intervista al Vescovo Martini 2 giorni dopo che era arrivato a Milano. La domanda di tutti era, però adesso vediamo come questo uomo di pensiero e di scienza, in questo caso di filosofia delle religioni, affronterà una città come Milano. Ed erano tutti lì a vedere. Bene, non ha proposto di fare cerimoniali particolari, addobbi particolari. È entrato con il Vangelo? Esatto. È entrato col mangiare, che altro serviva? Però è stato geniale. Esatto. Mostrava il tentativo che l'umanità ha di relazionarsi con qualcuno, dove sia non lo sappiamo, che ci dia una mano quando, soprattutto quando gli altri ci abbandonano. Lei lo sente questo qualcuno? Questo qualcuno arriva come l'aggettivo qualificativo, come uno qualsiasi, ma sono bastate poche cose per capire come l'uomo Martini avesse, arrivo a dire, con un'anticipazione notevole che però faceva riferimento a Papa Roncalli, che è più importante il relazionarti con l'anonimo che lo vedi o solitario per le strade o in quelle luci che di notte si vedono, no, dei grandi casermoni delle periferie. E Martini dice quanto dolore, quanta sofferenza. Ecco di cos'era curioso, di tutto ciò che in qualche modo riguardava la solitudine anche degli uomini di fede. In ogni caso, tanti pesi da portare, litigi, frustrazioni, problemi, malattie. E sentivo riaffiorare l'angoscia per i morti del terrorismo, per tutti gli uccisi dalla criminalità e dalla droga, per i disperati, per tutti quelli che quella notte erano stanchi di vivere. Non si può assolutamente dichiarare di essere perfettamente corretti se non hai coscienza del tuo prossimo. Abbiamo avuto per 30 giorni un Papa, Luciani, che ho avuto la fortuna di conoscere.
Papa Luciani ha fatto un'affermazione che subito ha creato sbandamenti, cose, e per paura di fare brutte figure hanno cercato di zittire, di tirar via. Quando ha detto Papa Luciani, Dio è padre e madre. E cos'è questo padre e madre se non l'inizio del mondo che mette al primo posto, al pari di Dio, l'uomo? Sono nato a Torino il 15 febbraio 1927 in una famiglia dove c'era una grande cura e un grande amore per i figli. Mi sembra che avete tanto in comune, nel senso che in alcuni momenti di questo film sembra di vedere un pezzettino della sua vita. Ci ha pensato lei a questo, per esempio, quando si racconta da piccolo la famiglia credente, quando dice le poche cose che ho imparato in casa sono le più preziose. Questo, per quel poco che la posso conoscere, mi sembra una frase che forse potrebbe dire anche lei, no? Mi sembra che avete tanto. Dovremmo dirlo tutti. Dovremmo dirlo tutti. Ecco, ma se la nostra famiglia, per questa deviazione che ha nella sbandata verso la dissoluzione dei valori, ecco, se nostro padre e nostra madre sono l'asilo infantile, scuola materna, la cosa... No. Non è possibile. L'amore materno e paterno e amicale è, come dire, un valore assoluto. Lei vive in un posto molto bello, quindi sì. Se l'è scelto e dovrebbe dire fortunato. L'ho trovato già fatto. Io adesso sono in una situazione in cui, per la mia condizione, che mi interroga a che punto sei del tuo viaggio, e io sono a quei punti in cui non ho più bisogno delle valigie, perché posso viaggiare con quello che ho, strettamente di necessario, ma non sono più in grado di giudicare perché non sono più in grado di capire. Ma ci propongono dei modelli, non dicono tu ama il tuo prossimo e sarai soddisfatto, no? D'essere e di dare significato a questo. Ma ecco, non c'è, come dire, una giustificazione che ci fa accettare, io dico spesso la stupidità del mondo, mi metto anch'io in mezzo a questo, ma che ci fa accettare di viverla questa stupidità. Ma quando sento la pubblicità, quando dico ma è possibile che questi stanno parlando delle persone e ci prendono, scusa, per dei coglioni, ma... Non si può non reagire. Pensa alle voci soffuse, alla cosa, ecco, e guarda qui, e guarda là, ecco, la tua bellezza in 15 giorni, tu sarai la più bella del mondo. Ma dove, come, quando queste genti dell'altopiano, ecco, erano al loro tempo, diciamo, storico, libere di essere se stesse. Da quando sono arrivate le tapparelle di plastica azzurra, tutte le donne volevano eliminare il camino e per favore datemi le tapparelle di plastica azzurra. Ma come è successo che si hanno istupidito così? Ci impediscono di essere ciascuno di noi quello che ciascuno di noi ha il dovere di essere. Un bambino è felice, ma non sa perché. Un uomo, una donna maturi sono felici o sono infelici a seconda di come sono in grado di aver coscienza di se stessi. Che è una cosa molto difficile. No, è una cosa naturale. E allora non è difficile. Io mi auguro proprio che Papa Francesco porti dentro il cammino che il cristianesimo sta facendo
anche Papa Luciani. Chi è che gli ha dato il permesso? La domenica andavamo nelle borgate per portare il Vangelo, soprattutto alla gente più povera. Celebravamo dove capitava, negli scantinati, qualche volta nei negozi fuori uso. Tra i primi atti c'è stato andare a visitare le periferie, no? Quindi sì. Già quando è venuto a Roma, prima di Milano, quindi già una volta ordinato a Roma, no? Casal del Marmo, sì. Nisida, Poggio Reale, poi le borgate, Prima Valle, l'Alessandrino, insomma ha imparato tanto, no? La cosa bella è che da qualsiasi punto di vista tu osservi l'oggetto della tua curiosità, se hai quella disposizione di mente e di cuore che si dice anima, tu cominci a renderti conto che essere al mondo è bello. E poi c'è Gerusalemme. Gerusalemme ha sempre... Io ci sono stato, lei c'è stato? No, io ho paura di volare. Ah, però questo sì. È un gran peccato. Sì, aspetto gli angeli che mi portino di là. Ho trovato in un caro amico, non credente, Montanelli, che dice: il cristianesimo è stato qualcosa di molto importante, più di qualsiasi altra forma di religione. Quindi, compiendo una rivoluzione, sto trattando per un nuovo eventuale film questo tema, che non c'è arma micidiale al mondo che possa vincere la poesia. Però bisogna avere il coraggio, non di essere poeti perché canto in endecasillabi, anche poeti dell'ascolto, perché se io ascolto con interesse, con gioiosa curiosità, un discorso che mi aiuta a capire meglio, ecco, l'opportunità che l'uomo ha di vivere la propria esistenza. Ma questo è, come dire, è proprio un motivo di felicità. Il valore che ha il silenzio dentro di te. Se non riesci a innescare questo silenzio, che è il silenzio dell'ascolto, non ascolti. Però forse un po' fa freschetta adesso, che dice Olmi? È quello che stavo per notare, che in questo momento, vedi, quelle brume così, ecco, minacciano una caduta del termometro. Allora è meglio che scappiamo al ritardo. Vogliamo andare nel suo studio? Ecco. Andiamo proprio lì. In realtà torno sempre lì, all'ansia per quelle ultime ore, quando mi mancheranno le forze, o magari mi spaventerò perché mi sentirò soffocare, o avrò il timore di non controllare più le mie reazioni. La morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio. È una sfida, no? Fidarci, cioè per chi crede si dovrebbe fidare sempre totalmente di Dio, però è proprio in quei momenti lì che si vede, no? Certo, se ci certo, quando lui ha, diciamo, e lo accenna con molta chiarezza di argomento, come mi comporterò io quando verrà il momento? Sarò in grado di
controllare me stesso, controllare nel senso o vivrò secondo le mie debolezze. E lui lì non ha paura di dichiarare che vorrebbe morire con eleganza. Pensa che termine usano, con eleganza. E come muore? Chiedendo i sedativi. Legittimi, legittimi. Perché se c'è una grande stupidità, più ancora della stupidità, è che vivere nel dolore per una tua scelta è sbagliato. E quindi sedatemi. Io credo che Di Martini dovremmo in qualche modo riconsiderare in maniera più ampia e profonda il significato della sua presenza nel mondo. Cosa più forte che le è rimasta, l'emozione, proprio no, quella cosa che le va di dividere anche con chi ci sta sentendo, allora, in questo momento. Sì, capisco bene. Mm. E quindi tu poni un punto fermo, è successa quella cosa che per me resterà un punto fermo, ma non finisce mica lì. Questa averla capita è l'anticamera di ciò che andrai a capire avendo capito di più. E quindi non si fermerà mai. Giusto. E c'è questa autostrada davanti a noi, guarda, che ci porta nelle dimensioni cosmiche. Che andatura dovrà avere il passo? È chiaro che se mi chiedi l'andatura di Martini, sbagli parrocchia. È lui che si regola sul nostro passo. Come Cristo, si è adeguato alle domande a volte fin troppo ingenue degli apostoli, ma quell'ingenuità era una curiosità d'amore. Starei qui tanto tempo a parlare, ma ci sono, oltre a quelle cose che ci siamo dette, cose che non riusciremo mai a dirci perché sono ai confini oltre l'universo. Ossia, noi dicendo la parola universo già diamo una dimensione a questa realtà che invece non possiamo dare, perché l'universo è infinito, ma perché noi li possiamo raggiungere, questi confini che si dilatano sempre più, col pensiero. Allora, se io ti dico, dammi un'idea della dimensione cosmica, tu cosa mi risponderesti come? È una cosa che non finisce mai. Allora tu pensa che, vedi, hai già battuto 3-4 volte le palpebre, che con un battito di palpebre tu sei a quei confini del mondo che continueranno a dilatarsi. Quindi l'uomo ha il pensiero a disposizione e solo profana fa del male a se stesso, oltre che agli altri. Ho finito di fare le mie prediche.